Benvenuti a buon pomeriggio per voi. Eccoci al nostro appuntamento con la salute. Parliamo oggi di trapianto di midollo e lo facciamo partendo da una storia vera di cui è protagonista la signora Maria Grazia Riontino, che è responsabile dell'associazione donatori di midollo osseo alla Casa di Sollievo a San Giovanni Rotondo. Benvenuta signora, accanto a lei c'è il dottor Michele Carella, che è responsabile del centro trapianti midollo osseo sempre lì a San Giovanni Rotondo. Come sta signora? Bene, grazie, adesso sì, mi fa molto da piacere. Due anni e mezzo ho fatto il trapianto, quindi. Ecco, lei è stata vittima di una brutta malattia, diciamo, e come se ne è accorta? Nel luglio 2014 ho cominciato ad avere la fibricola e spossatezza. Attribuivo al fatto che avevo appena finito gli esami di Stato con le classi quinte, pensavo fosse stress. In realtà un prelievo ha dato risultati diversi, per cui in 5 giorni dal pronto soccorso all'ematologia alla prima chemio. E a quel punto ha iniziato subito le cure. Sì. Dottor Carella, quindi è stata avviata immediatamente la ricerca di un donatore compatibile? Vi siete immediatamente resi conto qual è la situazione? Sì, quando la signora ha ricevuto questa diagnosi, nel caso della leucemia mieloide acuta, si iniziano delle terapie, in questo caso sono chemioterapie, però successivamente appunto bisogna avviare la ricerca di un donatore. Ecco, ma c'è una banca dati? La ricerca innanzitutto si avvia nell'ambito della famiglia, quindi il primo esame si fa nell'ambito della famiglia. Della famiglia, della questo famiglia, sempre. Perché questo sempre, si parte dalla famiglia perché c'è la possibilità di individuare un donatore a che le è compatibile nell'ambito della famiglia. Questa probabilità però non è alta, siamo intorno al 25%, per cui come nel caso della signora e purtroppo appunto di molti pazienti non è possibile individuare un donatore nell'ambito familiare e quindi si avvia, soprattutto se c'è necessità di un trapianto di cellule staminali emopoietiche. Cioè, midollo osseo va bene, però diciamo midollo osseo perché molte volte si può confondere con midollo spinale, però oggi la parola più appropriata è trapianto di cellule staminali emopoietiche perché possono essere diverse le fonti di cellule staminali emopoietiche. Quindi, il midollo osseo, il sangue periferico. Quindi sì. Non è stato possibile in famiglia? Non è stato possibile in famiglia, quindi come lei diceva giustamente si avvia la ricerca nell'ambito dei registri. Attualmente, quindi è difficile che ci sia una compatibilità tra madre e figlio, dottore? Una compatibilità tra madre e figlio al 100% è difficilissima, veramente rara. Però la compatibilità al 50% è possibile. E più oggi, frequente in quale grado di parentela? Dove c'è maggiore frequenza? Allora, tutti i figli sono compatibili al 50%, si dice aploidentici, ad un genitore, quindi al padre o alla madre, così come tutti i genitori sono aploidentici. E i fratelli? I fratelli possono essere o compatibili al 100% oppure possono essere compatibili al 50% oppure addirittura non possono essere affatto compatibili. Quindi il donatore è stato una persona estranea alla famiglia? No. Nel caso della signora non è stato un donatore estraneo alla famiglia, però noi abbiamo avviato la ricerca nell'ambito dei registri. Attualmente ci sono 30 milioni di donatori nel mondo, afferiscono a 53 registri e oltre a donatori donatori di cellule staminali emopoietiche abbiamo anche delle banche di sangue cordonale, perché come le dicevo prima le fonti di cellule staminali possono essere il midollo osseo, il sangue periferico ma anche il sangue cordonale. Ogni anno quanti trapianti di midollo osseo vengono effettuati? E per esempio anche in Puglia, dottore? Allora, in Puglia vengono effettuate all'incirca 300 procedure di trapianto, anche se bisogna distinguere la procedura di trapianto autologo, ovvero una chemioterapia seguita da infusione di cellule staminali autologhe, cioè del paziente. Se noi invece consideriamo trapianto allogenico e quindi trapianto da donatore compatibile, parzialmente compatibile o da donatore volontario, all'incirca 100 procedure. Chiunque può diventare donatore, dottore? Allora, chiunque può diventare donatore, soprattutto i giovani, perché ci si può iscrivere ai registri partendo da un'età di 18 anni fino a un'età più o meno di 35-40 anni. Ecco, questo è importante, dottore, quindi lo può fare chiunque, lo può fare chi è giovane. Cosa si fa dunque? Allora bisogna andare presso un centro trasfusionale, più delle volte le
diciamo, i centri donatori, presso un ospedale, i centri donatori sono ubicati presso i centri trasfusionali, e basta un semplice prelievo di sangue, quindi niente di, di particolare. Con un semplice prelievo di sangue, ovviamente, ovviamente il donatore deve essere studiato, perché deve essere idoneo, deve essere una persona sana, non può avere delle, delle comorbidità. Comunque, diciamo, voi vorrete che questo sia, sia noto a tutti, tutti i giovani, è importante, è vero? Certo, sì, io volevo precisare che a donare il sangue midollare è stato mio figlio, che eccezionalmente era compatibile con me quasi al 70%. E adesso io sono referente ADMO, e quindi in quindi qualche modo referente contatto... significa dirigente di questa associazione, sì, donatori. Sì, è un gruppo di lavoro che opera sul territorio e andiamo nelle scuole, nei vari centri a sensibilizzare, ad informare, beh, i giovani. Parliamo di lei, signora, adesso, come la sua vita è ricominciata? Sì, beh, certo, la speranza si è riaccesa di, questa, di continuare a vivere grazie a mio figlio, e spero che ci siano altri giovani che sensibili e che donino il loro sangue midollare. È una procedura semplice, facilissima. Quindi io... abbiamo detto una visita e un'estrazione di sangue, così? Sì, sì, un piccolo visita, una visita per esami di sangue, per idoneità, quindi bisogna, il donatore deve essere idoneo, deve essere sano, sano. E comunque per la compatibilità, cioè per entrare a far parte del, diciamo, come, come donatore, l'importante è fare appunto un prelievo di sangue, cioè la mappatura genetica che poi viene confrontata con tutti i pazienti. Riguardo l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, all'incirca noi trapiantiamo ogni anno 30 pazienti che ricevono cellule staminali emopoietiche o da un donatore compatibile familiare, anche se questo, diciamo, ora abbastanza raro, o da un donatore volontario, abbiamo eseguito più di 100 procedure, o da un donatore parzialmente compatibile. Per concludere, dico questo come speranza, cioè oggi tutti i pazienti hanno un donatore. Bene, come è capitato alla signora Maria Grazia. Anche se è raro, perché una persona su 100.000 è compatibile, quindi è raro. È raro. Allora bisogna diffondere questa cultura. Cioè, che bisogna che si sappia, la ringraziamo, le facciamo mille mille in bocca grazie al lupo mille. E auguri per il suo futuro, grazie per grazie. Il vostro lavoro e complimenti. Facciamo una breve pausa e poi torniamo con la